Ciao a tutti, sono Valentina dell'Atelier Braga. Oggi vi farò vedere come realizzare un cappello su misura. Il nostro cappello è un cappello in tessuto cucito a macchina. Si può chiamare pure il cappello alla pescatora. All'interno è foderato con la fodera raso e il tessuto in cotone. Il nostro cappello è composto, la parte di sopra è la cupola e di sotto è la tesa o la falda. Adesso vi farò vedere i tessuti. Ho preparato un tessuto in cotone di media leggerezza, la tigliata adesiva e il raso per la fodera. Ora iniziamo il piazzamento. Il tessuto lo dovete stirare, piegare dritto contro dritto e appoggiare il cartamodello. Segnare 1 cm di cucitura e di tagliare la falda, appoggiate sulla piegatura della stoffa un'altra volta e di tagliare. Ho appoggiato di nuovo la falda e lo devo tagliare un'altra volta. Ho finito di tagliare le parti in tessuto, la falda e la parte di sopra. Adesso ho tagliato la fodera. La fodera deve essere tagliata solo sulla cupola, la parte di sopra, il cerchio e il laterale intorno. La teglietta adesiva deve essere applicata solo sulla ala o sulla falda. La teglietta adesiva piegata centro davanti. Mi raccomando di lasciare 1 cm di cucitura sulla teglietta adesiva. Se per caso si stringe la teglietta adesiva, abbiamo lo spazio per aggiustare. Abbiamo davanti a noi tutti i pezzi per realizzare il cappello. La fodera all'interno, i pezzi in cotone con la teglietta adesiva. Per prima iniziamo ad incollare la teglietta adesiva su una parte della falda, in questo modo. Poi iniziamo a cucire. Dopo aver attaccato la teglietta adesiva, dobbiamo mettere le spille e unire le parti, la parte da dietro. Unire e mettere le spille e cucire a 1 cm la parte attaccata con la teglietta adesiva. Poi dovete unire pure la cupola
e la parte della fodera la stessa cosa. Dovete appoggiare sempre dritto contro dritto. E andiamo a cucire tutte queste parti con la macchina da cucire dritto filo a 1 cm. Adesso si deve andare al ferro da stiro e di aprire tutte le cuciture e di stirare bene. Adesso prendiamo la falda con rinforzo e la falda senza. Appoggiamo dritto contro dritto, iniziando dalla cucitura, impuntando con le spille tutto intorno e si deve fare una cucitura 1 cm intorno, solo la parte esterna. Si deve cucire sempre sulla parte dove abbiamo attaccato la teletta adesiva. Il prossimo passo, il centimetro di cucitura, di girare in questo modo, di appoggiare sulla teletta adesiva e di dare un rinforzo sul dritto della stoffa, un rinforzo a 1 mm dalla cucitura. Poi il prossimo passo, dovete tagliare quasi fino alla cucitura, in questo modo, tutta la cucitura di 1 cm. Ho finito di cucire la falda. Il prossimo passo è di attaccare la cupola con il cerchio. Mettete le spille e andate a cucire a 1 cm. Dovete sistemare per bene bene con le mani tutto il cerchio che entra nella fascia. La cucitura va effettuata dalla parte della fascia, così, in questo modo. Il cerchio rimane di sotto. Prendiamo la fodera e dovete effettuare la stessa operazione come sul tessuto.
come ho detto di prima, dovete cucire sulla parte della fascia, il cerchio rimane di sotto, in questo modo. Dovete cucire tutto a 1 cm. Adesso dovete aprire la cucitura, il centimetro di cucitura fino alla cucitura. Poi dovete il centimetro di cucitura di appoggiarlo sulla fascia in questo modo e di dare un rinforzo sul dritto, iniziando dalla cucitura da dietro. Appoggiare il centimetro così verso la fascia e rinforzare. Questa è la parte di sopra, la cupola. Adesso la stessa operazione si deve fare sulla fodera. Solo che la fodera sulla parte della fascia dovete lasciare un spazio di 6-7 cm aperto, come abbiamo noi messo i seni. E dovete cucire tutto intorno nello stesso modo. E adesso dovete dare rinforzo come di prima. Prima di aprire, appoggiare il centimetro di cucitura sulla parte della fascia e rinforzare. Ho davanti a me la fodera con l'apertura, la parte esterna della cupola e la falda. Adesso prendiamo la cupola e la falda e dobbiamo cucire dritto contro dritto. Iniziamo da mettere in questo modo. Prendiamo la parte da dietro dalla cupola e la parte da dietro dalla falda e appoggiamo cucitura con la cucitura dritto contro dritto in questo modo e iniziamo a mettere delle spille e proseguiamo così tutto intorno. Comunque la parte con rinforzo sta di sotto. Il senso di questa operazione è che tutta la falda deve entrare all'interno della cupola, così in questo modo. Dovete appoggiare per bene, mettere le spille e cucire. Ma prima di cucire, dopo aver attaccato la cupola con la falda, dobbiamo attaccare pure la fodera e di cucire tutti i strati insieme. Come si vede, ho attaccato con le spille la parte di sopra con la parte di sotto. Lo giro di nuovo e adesso devo attaccare pure la fodera all'interno.
questa parte ho la cupola, nel centro rimane la falda e da questo lato è la fodera. Iniziamo a mettere le spille. Iniziamo dalla cucitura dalla parte da dietro e dovete andare intorno e di unire tutti i strati, la cupola, la falda e la fodera. Io stacco le spille di prima e le metto di sopra. Praticamente devi entrare tutto dentro la fodera. In questo modo. Come di prima abbiamo misurato bene le misure, adesso non ci abbiamo dei problemi per attaccare tutto insieme. Ecco, come vedete, siamo arrivati molto bene. Stacco l'ultima spilla e attacco tutti i strati insieme. Ho la cupola, centro c'ho la falda e di fuori ho la fodera. Adesso vado a cucire tutto a 1 cm intorno. La cucitura va effettuata dalla parte del tessuto a 1 cm. Come vedete, tutti i strati insieme. Adesso dal buco rimasto dobbiamo tirare tutto fuori piano piano. Eccolo il nostro capello. Adesso ne rimane di fare le cuciture all'esterno. Sulla falda a 1 cm di dare delle cuciture fino alla fine per tutta la falda, poi un'altra cucitura sulla cupola sopra la cucitura a 5 mm. Sto effettuando le cuciture a 1 cm per tutta la falda. Il nostro capello è quasi pronto, è rimasta l'ultima cucitura dove è attaccata la falda con la cupola, dalla cucitura a 5 mm un'altra cucitura. Ho effettuato la ultima cucitura e adesso girate tutto sul rovescio e si deve chiudere l'apertura o con la macchina o a mano. Il nostro capello è pronto. All'interno con raso bello lucido e all'esterno siamo pronti per l'estate. Il nostro capello è particolare, tutti i pezzi sono interi, solo una cucitura sulla parte da dietro. Se vuoi sapere come realizzare il cartamodello del capello, scrivi un commento sotto. Iscriviti al nostro canale per non perdere un altro video. Buon lavoro, a presto da Atelier Braga.